In questa puntata completiamo, anzi spieghiamo, quanto ho descritto in quella precedente, nella quale vi avevo raccontato la storiella del mercato delle mele e dell'ortofrutta e avevo detto alla fine, attenzione, questa sembra una storiella paradossale, ma invece è estremamente, estremamente, estremamente vicina alla realtà di quello che veramente succede. E assolutamente è così. Andiamo subito nel dettaglio. Ecco, questo era l'articolo con cui avevo, diciamo, chiuso la parte, appunto, la parte finale del video precedente. Con questo articolo del noto giornale Repubblica, in cui il titolo è chiaro. Finanza come derivati si sono trasformati in una minaccia per la stabilità. I mercati delle materie prime sono il principale canale di destabilizzazione tramite appunto i derivati. E la puntata di oggi appunto è sui derivati. Allora, che cosa sono i derivati? Beh, nel sito della Consob, che già più volte ho utilizzato perché la Consob è l'autorità pubblica che vigila i mercati finanziari, quindi diciamo è il massimo, la nostra massima espressione pubblica di controllo. Ecco, si parla dei derivati, fa tutta una parte storica sul fatto che il derivato è nato molti secoli fa, diciamo l'idea del principio su cui si basa, e poi un po' alla volta si è sviluppato. Vi lascio, diciamo, se volete, appunto le notizie storiche. Andiamo subito ad una prima importantissima affermazione che fa Consob e che fa capire come effettivamente quello che vi ho detto sia estremamente vicino alla verità. Cioè, Consob specifica, parlando del 2010, che il valore complessivo dei derivati ammontava a circa 700 mila miliardi. E il PIL invece era circa 10 volte di meno. Quindi stiamo parlando di un prodotto finanziario che matematicamente ha un valore 10 volte superiore al PIL mondiale. Per cui se varia il valore dei derivati e questi contano 10 volte di più del PIL mondiale, la cosa è indifferente? Assolutamente no, assolutamente no. Varierà tutto quello che ci sta sotto. E attenzione, quello era un dato del 2010. Quello era un dato del 2010. L'ultimo dato più recente che ho trovato, dal Sole 24 Ore, vediamo se adesso riappare, è di 33 volte il PIL mondiale, cioè il valore dei derivati, eccolo qui, è 33 volte il PIL mondiale. Quindi stiamo parlando, ripeto, di un prodotto finanziario che vale 33 volte più del PIL mondiale e stiamo parlando di 6 anni fa. E quindi, visto il trend di crescita, nel 2010 era 10 volte più del PIL mondiale. 8 anni dopo è triplica, più che triplicato, quindi è possibile che questi 6 anni ulteriori sia ancora più elevato, ma già così è più che sufficiente. Allora andiamo proprio nello specifico. Cosa sono i derivati? Sono contratti finanziari, il cui valore deriva da un bene che, diciamo così, teoricamente è il bene assicurato. Cioè, con un derivato io ho la possibilità oggi di assicurarmi l'acquisto o la vendita ad un prezzo che decido oggi di un certo bene, che ne so, fra 6 mesi, fra un anno. Quindi, classico esempio, io ho un pastificio, ho bisogno di grano, acquisto oggi un derivato che mi dà il diritto di comprare certo quantitativo di grano a una certa data futura, ma con il prezzo che stabilisco oggi. Prezzo che stabilisco oggi. E in questo modo, naturalmente, mi metto al riparo da oscillazioni di prezzi. Quindi questo è uno strumento che, come tanti altri, è nato
con una grandissima logica e anche, diciamo, equità, una specie di assicurazione. Precisazione, nati in questa maniera, diciamo, regolamentata, ma sta di fatto che poi sono, diciamo così, sconfinati e oggi come oggi, anzi da molto tempo, si parla che la stragrande maggioranza dei derivati circolanti sono non regolamentati, sono non regolamentati, termine solito inglese OTC, over the counter, quindi fatti diciamo al momento. E attenzione che questo tra l'altro lo indicava anche proprio Consob, vedete, Consob diceva i derivati ammontano circa 670 miliardi, di cui 600 over the counter, cioè non regolamentati. Quindi anche Consob conferma che la stragrande maggioranza non sono soggetti ad alcun tipo di regolamentazione, ma vengono fatti tra le due parti in maniera assolutamente personalizzata, quindi senza strumenti di controlli e di trasparenza. A questo punto, perché uno strumento così semplice è diventato negli anni, si è mostruosizzato, si è deformato ed è diventato il principale strumento di speculazione? Perché innanzitutto io non sono obbligato a comprare e vendere fisicamente l'oggetto, diciamo così, dei miei desideri. Posso semplicemente impegnarmi per il futuro, ma non è che devo avere in casa in magazzino quel materiale o al termine effettivamente comprare e farmi portare in casa il materiale, che è materiale che si chiama sottostante, perché sta sotto appunto il contratto del derivato e quindi è l'oggetto del mio desiderio, come dicevo nell'esempio di prima, la farina. Io posso semplicemente fare un'operazione puramente, diciamo così, cartacea, che poi non è nemmeno cartacea, è tutto quanto via computer, quindi è uno dei problemi di oggigiorno che i computer hanno moltiplicato per miliardi e miliardi di volte la velocità con cui si fanno le operazioni, queste operazioni che prima andavano fatte su carta, adesso potendo farle con tantissimi computer se ne fanno miliardi e miliardi al secondo di queste operazioni. Quindi la stragrande maggioranza di questi contratti non ha l'obiettivo etico di proteggermi da una possibile variazione di prezzo, ma è diventato esso stesso un mercato su cui giocare. La definizione inglese che dopo beccherò anche la frase reale, ma gli inglesi dicono che è la coda che fa muovere il cane, cioè anziché essere il cane che col suo cervello a un certo punto decide, vede il padrone, è contento e il cervello dice la coda scodinzola, 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 oppure ha paura e il cervello comanda la coda, vai sotto le gambe. Ecco, siamo in un mondo rovesciato in cui è la coda che decide come far muovere il cane. Quindi, con questi contratti io non devo fisicamente scambiarmi questo materiale, posso fare tutto semplicemente a livello di operazioni da computer. E questo fa sì che il derivato stesso diventa l'oggetto del desiderio, non il sottostante, cioè a me non interessa niente il fatto che quel derivato abbia come ultimo oggetto la farina piuttosto che il petrolio, piuttosto che il ferro. No, io guardo semplicemente che quel derivato diventa esso stesso oggetto di mercato e quindi sale e scende di prezzo. Proprio il derivato in se stesso, il derivato in se stesso. Ora,
Come detto, più del 95% dei derivati non sono regolamentati. Quando nel 2008 esplose la crisi Lehman Brothers, e vi rimando alla puntata in cui vi ho descritto la crisi del 2007-2008 e anni successivi, la grande depressione che ha creato danni per decine di migliaia di miliardi, ecco, quella crisi quando esplode. Si scopre che circa la metà dei derivati che dovevano essere utilizzati, che sono stati utilizzati, che dovevano essere utilizzati per coprire il rischio dei mutui che erano l'oggetto che poi, diciamo, è crollato, erano stati fatti senza informare nessuna autorità di vigilanza o sorveglianza, e quindi nessuno poteva avere, diciamo, le autorità appunto pubbliche di vigilanza e sorveglianza non potevano sapere che c'era una bolla, che c'era una bolla su questo, perché è questo quello che succede. Un derivato inizia a salire di valore, tutti cominciano a volerlo comprare, lo fanno continuamente salire di valore e si forma appunto una bolla. Vedete, questo è quanto ho appena detto. Oggi non compro un derivato sperando che salga il prezzo del sottostante, quindi la materia prima che ci sta sotto, ma sperando che salga di prezzo il derivato stesso per rivenderlo subito dopo. In altre parole, esiste appunto un mercato dei derivati fatto di propri ritmi e contrattazioni, che ripeto, sono miliardi di operazioni al secondo. Pensate che la borsa valori di New York è strutturata per poter fare 700 miliardi di queste operazioni al secondo. Ora non le fa, quello è il limite massimo, è la potenzialità massima, però è strutturata per poter fare 700 miliardi di operazioni non al giorno, ma 700 miliardi di operazioni al secondo. È quello che si chiama, sempre con un acronimo inglese, HFT, HFT. High frequency trading, cioè commercio ad altissima frequenza. Mo poi potremmo dire commercio ad altissima velocità, operazioni che durano pochi istanti di secondo. E lo potete capire, poi in una prossima puntata vi farò vedere anche la notizia precisa, ma potete riferire voi stessi, che il registro pubblico di queste operazioni che si fanno in borsa, perché naturalmente sono registrate, ci mancherebbe. Questo registro attualmente funziona al milionesimo di secondo, cioè l'operazione viene misurata con un grado di precisione che è quello del milionesimo di secondo, e questo già vi fa capire quante operazioni già oggi vengano fatte, perché per sapere chi per primo ha venduto, chi per primo ha comprato, c'è bisogno di questo grado di precisione. Ecco, pensate che questo registro ha già avuto l'incarico di aumentare la propria precisione al miliardesimo di secondo. Ora provate a pensare nella vita normale qual è l'importanza nella vita normale in cui coltiviamo i campi, in cui andiamo al lavoro la mattina in auto, in cui per fare un pezzo al tornio mi ci vuole mezz'ora, per costruire un macchinario mi ci vogliono giorni, per costruire una strada mi ci vogliono mesi, un ospedale idem, una casa, ma anche per fare un mobile, un paio di scarpe. Ecco, pensate che significato ha nella vita normale un miliardesimo di secondo. Ora, per i fisici quantistici ce l'ha e come un significato, ma per i fisici quantistici, non nella vita normale di tutti i giorni. Eppure, la vita normale di tutti i giorni è basata su questi mercati finanziari che fanno miliardi di operazioni al secondo. E quindi quando nella storiella dell'ortofrutta, delle bancarelle, delle mele, della puntata precedente, dicevo che appunto i negozianti facevano migliaia di operazioni al secondo tra di loro, in realtà mi ero tenuto molto basso perché non volevo anticiparvi qualcosa che in quel momento vi sareste rifiutati di credere, vi sareste rifiutati di credere.
Ma magari una prossima puntata vi farò vedere la notizia principale, questa notizia specifica, ma ripeto, potete anche recuperarla da soli. Quindi il risultato è che un derivato, per esempio sul grano, potrà salire di valore non perché aumenta il prezzo del grano, ma perché in un'ondata speculativa cresce il valore del derivato sul grano. E quindi a quel punto, essendo questo valore 33 volte più alto del PIL mondiale, ecco che è il valore del derivato che decide il prezzo finale di quella materia prima e non quanto effettivamente ce ne sia. Ecco che viene ribadito, il problema di fondo è che il mercato dei derivati è spesso di dimensioni decine di volte superiore a quello del mercato dei corrispondenti sottostanti, che ricordo, cioè sono la materia prima che uno va a, inizialmente andava ad assicurarsi contro variazioni di prezzo. Ora pensate che, per fare un esempio, per ogni barile di petrolio che fisicamente viene compravenduto, ne vengono scambiati in termini derivati 12, 15. E quindi la domanda è spontanea, ma è il valore del petrolio che viene realmente venduto e comprato, che realmente passa di mano, passa dal magazzino del produttore al magazzino poi della raffineria, piuttosto che insomma degli altri utilizzi, a determinare il prezzo, o è il valore dei derivati relativi, che sono decine di volte più elevati. Ahimè, quest'ultima, questa seconda opzione. Ecco, questa era la frase, appunto, inglese. Alla Borsa di Londra si dice che i derivati sono the tail that wags the dog, quindi la coda che scodinzola il cane, quindi un mondo assolutamente al contrario. Andiamo oltre. Vediamo se riesco a darvi altre specifiche fondamentali. Eccolo qua. Allora, in questo ulteriore articolo, sempre di Andrea Banales, che è questa persona ingegnere, quindi con fortissime basi matematiche, ma che si è appassionato, per nostra fortuna, di finanza, ci spiega anche cosa sono gli ETF e ETC, che sono semplicemente due tipologie di strumenti finanziari. Lasciamo perdere esattamente che cosa siano. Ma la notizia, diciamo, in questo caso qual è? Che in questi strumenti io posso mescolare diverse materie prime. E quindi se sale una delle materie prime che sono contenute all'interno di questo, diciamo così, multistrato, di questo zuppone di prodotto finanziario in cui io ci ho infilato più materie prime, ecco, quindi se per esempio mi sale il petrolio perché c'è una ragione oggettiva, ma in questo prodotto che è un insieme c'era dentro anche il rame, ecco che salendo il prezzo finale mi sale anche il prezzo del rame, che non c'entrava nulla con il giustificato, magari, il giustificato aumento del prezzo del petrolio. Ora, per darvi una prova provata che siamo in un mondo assolutamente mostruosamente a rovescio speculativo, torniamo alla crisi del 2008 e vi rimando a quel video che vi ho fatto per chi non sapesse che cosa è stata l'enorme crisi del 2008, in cui i prezzi del petrolio, per esempio, e delle principali 25 materie prime mondiali aumentarono moltissimo, senza che ci fosse una reale scarsità di quella materia prima. Ma quel crack finanziario e le relative speculazioni finanziarie fecero aumentare di prezzo le principali 25 materie prime, diciamo così, mondiali, senza che ce ne fosse realmente una scarsità. E
potete fare accendervi la lampadina facendo mente locale con una cosa che vi ricordate perché è decisamente più recente, la crisi del 2022, la crisi dei prezzi dei mercati energetici. Quindi quello che successe nel 2022, ho ripristinato la telecamera che si era frizzata, si era congelata, e quindi vi ricordate, a inizio 2022 i prezzi di gas e elettricità salgono alle stelle. Tanto è vero che persino il ministro di allora della transizione ecologica italiano dice che è probabile che ci sia una speculazione in corso. E perché lo dice? Perché lui aveva i dati, naturalmente, dei ministeri, che sono in questo caso dati pubblici, quindi li potete verificare, con gli afflussi e gli scambi di gas tra i vari paesi, e quegli afflussi non erano mai diminuiti. Quindi non si era verificato una vera mancanza, carestia di gas in questo caso, e poi col gas ci fai la gran parte dell'elettricità e quindi le due cose sono legatissime. Ma non c'era stato assolutamente un chiudere i rubinetti da parte dei fornitori e quindi una mancanza della materia prima circolante nelle infrastrutture vere, reali, nei metanodotti, nei gasdotti. Non c'è mai stata questa scarsità di materia prima. Eppure i prezzi, vi ricorderete, andarono alle stelle. Perché? Perché la finanza aveva visto un'ennesima occasione per fare un sacco di soldi, quindi facendo salire il valore dei derivati e innestando un'ulteriore bolla, come già è successo tante volte. Detto questo, credo di aver detto già parecchie cose sulla elevatissima velocità delle transizioni. L'ho già detto, io vi invito a leggervi il libro di Andrea Baranes che trovate nel mio blog in forma riassunta, e quindi in un'ora ve lo leggete il riassunto, i riassunti, i vari capitoli, i riassunti, ve li leggete in un'ora. E vi esorto assolutamente, assolutamente a leggerla. So che queste puntate sono lunghe, ma è ciò su cui contano tutta la finanza. Conta sulla relativa difficoltà a entrare in questi meccanismi e quindi sul fatto di rimanere ignoranti per continuare a prenderci bellamente in giro. Non solo invito a leggere questo, ma vi invito a leggere anche un altro libro, eccolo qui, che guarda caso si chiama I padroni del mondo di Luca Ciarrocca, un giornalista. Il sottotitolo, diciamo, già estremamente esplicativo: come la cupola della finanza mondiale decide il destino dei governi e delle popolazioni, cosa che io sto cercando di spiegarvi con questo ciclo di video, dando, diciamo, tanti elementi informativi. E c'è un capitolo dedicato, anche in questo caso io vi offro i riassunti, quindi veramente anche in questo caso in un'oretta ve lo leggete tutto, poi naturalmente spero che vi compriate il cartaceo, perché è giusto che vi compriate anche il cartaceo di tutti i libri di cui io faccio i riassunti, anche semplicemente per etica nei confronti dell'autore. Ecco, c'è un capitolo derivato anche sui derivati, e anche in questo caso lui ribadisce che i derivati rappresentano 10 volte il PIL mondiale e che la grande massa di questi derivati, più del 90%, afferisce ad appena 4 mega banche. Quindi pensate
4 mega banche, adesso probabilmente saranno i fondi di investimento, anzi senza probabilmente, che hanno questi oligopoli ristrettissimi e quindi pensate quanto può essere, diciamo, semplice per loro manovrare i mercati finanziari globali. E Ciarrocca ci anticipa quello che è il tema dell'effetto domino, nel senso che se dovesse partire, diciamo così, un fallimento, questo potrebbe avere conseguenze pazzesche. E poi, tra l'altro, ci ricorda anche il fatto che anche tanti enti pubblici italiani comprano derivati. Pensate un po', tanti amministratori pubblici, convinti che i pasti sono gratis, pensarono di far fare soldi, far fare cassa alle loro amministrazioni comprando derivati e quasi sempre perdendoci ampiamente. Questa è una notizia importantissima che andrebbe diciamo pubblicata ogni giorno. Il Fondo Monetario Internazionale, che quindi non è Greta Thunberg, non è Girotto, non sono i grillini, non sono gli ambientalisti, ma il Fondo Monetario Internazionale che descrive Deutsche Bank, e alla voce Deutsche Bank probabilmente qualcuno pensa di doversi genuflettere, ma non è assolutamente così. Deutsche Bank è l'istituto più rischioso al mondo perché è uno degli istituti, di quei quattro istituti, che sono strapieni di derivati, estremamente, estremamente, estremamente rischiosi, estremamente rischiosi. Tanto è vero che vi ricorderete che l'anno scorso fallirono importanti banche, la banca californiana, e subito dopo la niente po' di meno che la Credit Suisse, un'altra banca che uno dice: Madonna, gli svizzeri dovrebbero essere fortissimi, ma qui non si tratta di essere più o meno forti, si tratta, come sto cercando di spiegarvi, che ormai i mercati finanziari sono diventati dei mostri, non sono più legati all'economia che si dice reale, cioè concreta, non sono più legati a come va il raccolto di grano, di frumento, di riso, di sorgo, di miglio, a quante materie prime riusciamo a estrarre, a quante ne riusciamo a riciclare, a come vanno le industrie, al fatto che ci siano più o meno guerre nel mondo. Ecco, questa è l'economia reale. I mercati finanziari, e ribadisco, purtroppo grazie ai computer, dico purtroppo perché i computer sono strumenti fantastici che ci danno tantissimi vantaggi, ma ribadisco, hanno moltiplicato per miliardi di volte la velocità con cui si possono fare queste operazioni e quindi sono diventate speculazioni, speculazioni. Ora, detta come ultima cosa, che anche la Corte dei Conti aveva proposto questa transizione a Morgan Stanley, e questo è un altro capitolo su cui cercherò di raccogliere il materiale, ma lo potete trovare anche voi in rete, perché io non faccio altro che raccogliere il materiale della rete, e cioè che le banche negli anni hanno pagato decine di migliaia di miliardi di dollari di multe pur di non andare in causa. Speravo di essermelo segnato, ma evidentemente non me lo sono segnato, oppure l'ho segnato su un'altra puntata, ma in ogni caso vi invito a cercarlo in internet. Sono comunque notizie pubbliche. Le banche dallo scoppio della crisi del 2008 in poi hanno pagato decine di migliaia di miliardi di multe, si parla di 300 mila. No, scusate, ho detto una cavolata, non decine di miliardi, ma centinaia di miliardi in senso assoluto. Quindi in questo caso, scusate, sono andato io decisamente troppo in là. Si parla di 300 miliardi solo però nel periodo che va dal 2008 al 2015, il dato su cui avevo fatto un post dedicato, appunto specificando che in quei 7 anni le banche avevano pagato 360 miliardi di dollari tra multe e costi per avvocati, pur di non andare in causa.
di non andare in causa. Quindi se io accetto di spendere 360 miliardi di dollari in 7 anni per evitare di andare in causa, significa che ci ho guadagnato molto, molto, molto di più. Ora sono veramente alla fine. Io vi esorto ancora una volta a non limitarvi a scuotere la testa e a dire: beh, ma io cosa ci posso fare? Beh, ma sono cose troppo più grandi di me, io non le capirò mai, non posso metterci, non posso essere influente. Non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero perché, come spiegai nella puntata sulla leva finanziaria, e quindi ve la esorto chi non l'avesse vista a guardarla, una delle prime puntate sulla leva finanziaria, il vostro stipendio da 1000 euro, la vostra pensione da 1000 euro, vi auguro di averla molto più elevata, ma capite, faccio un esempio con un numero facile. Sappiate che con quei 1000 euro, come spiegai, le banche fanno affari con i derivati, che adesso vi ho spiegato cosa sono, per mezzo milione di euro, con una leva finanziaria di 500 a 1. Quindi non è assolutamente vero che voi non contate, voi contate 500 volte di più di quello che pensate di contare, i vostri soldi contano matematicamente, in pratica, 500 volte di più di quello che è il loro valore, diciamo così, che leggete sul conto corrente. Se sul vostro conto corrente avete 100.000 euro, ecco, sappiate che in realtà quei 100.000 euro valgono 1 milione, 10 milioni, 50 milioni. Se avete 100.000 euro in banca, in realtà, con quei 100.000 euro ci fanno affari per 50 milioni di euro. Leva finanziaria di 501. Non dovete diventare esperti, non dovete inventare l'acqua calda, basta che utilizziate il circuito della finanza etica. E qui, nel mio blog personale, vi faccio vedere quella che è purtroppo, dico purtroppo perché ne vorrei tante di banche etiche, ma in Italia al momento ne abbiamo solo una, perché c'è una legge che definisce cosa bisogna fare per essere classificati come istituto finanziario etico. Qui avete tantissimo, tantissimo, tantissimo materiale, tra cui appunto i riassunti di parecchi libri. Parliamo anche di assicurazioni, che sono naturalmente l'altra faccia della medaglia, eccetera, 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 eccetera. Quindi non lasciatevi spaventare dalla relativa difficoltà. Della relativa difficoltà. Qua faccio sempre l'esempio di mia figlia, che siccome come tanti della sua generazione è pigra e mi dice: ah, ma io non posso capire queste cose, sono troppo complicate. E io le dico: guarda che tu, siccome eri appassionata, ti sei imparata il giapponese da sola. Ed è vero. Perché è appassionata. Si è imparata il giapponese che è totalmente diverso. Già imparare il tedesco, il francese, che sono comunque lingue che hanno l'alfabeto nostro A, B, C, D e soprattutto il modo di scrivere, invece il giapponese ha tutti quei vari segnetti, adesso mi scuso per l'ignoranza, non mi ricordo il termine, quindi se uno ci mette un minimo di impegno, così come può impararsi il giapponese, può imparare assolutamente anche i concetti fondamentali, semplicemente per smetterla di essere complice involontario della situazione attuale. E ancora una volta ribadisco, leggete i riassunti dei libri che in pochissimo tempo, vi danno una serie di informazioni estremamente importanti, e lo dirò ancora nelle prossime puntate. Vi consiglio di partire da questo di Vincenzo Imperatore, perché lui è stato per tanti anni un dirigente di massissimo grado bancario. E quando dice io ho le prove, è fisicamente così. Nessuna banca gli ha fatto causa, anche se lui dice una serie di cose terribili, terribili, contro le banche, perché lui ha le prove, ha le mail, ha le circolari, ha tutto carta canta, come si dice, ha il nero su bianco.
E se voi vi leggete solo il riassunto dell'introduzione, sudderete freddo, sudderete freddo. Quindi vi esorto a farlo, perché purtroppo questa è la situazione, ma non limitatevi a imprecare, a lamentarvi, a rassegnarvi, perché è quello su cui contano, è quello su cui contano, visto che l'alternativa c'è. Visto che l'alternativa c'è e non dovete fare nulla di che, basta che la scegliate come vostro fornitore. Tutto qui. Bene, detto per l'ennesima volta che se invece vi interessa anche sapere cosa ho fatto e cosa non ho fatto nei 10 anni di Senato, questo libro è assolutamente gratuito, è un PDF assolutamente gratuito che trovate nel sito di Edizioni Ambiente. E è un libro digitale, quindi ha i due grossi vantaggi che mi consente di fare il trova. Quindi se io cerco per esempio i derivati, eccoli, mi trova velocemente le 4 volte in cui io parlo di derivati in questo libro. In più, essendo appunto un digitale, tutte le frasi in blu che vedete sono naturalmente link. Ormai insomma saprete che su internet tutte le cose in blu sono i link che rimandano appunto al contenuto che viene puntato dal testo appunto blu. Bene, detto questo, veramente ho finito, non so neanche quanto tempo è passato e vi do appuntamento alle prossime puntate. Arrivederci.